Buonasera a tutti e benvenuti in questa edizione del TG1. Notizia dell'ultima ora è che è stato avviato il processo dell'incidente di Simone C, che la notte del 18 settembre ha travolto due ragazze mentre era alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza. Vi terremo aggiornati per quanto riguarda gli esiti del processo. Ragazzi, com'è stato? Che è successo? Io sono ancora sotto shock per quello che è successo. Mi sono svegliata in ospedale e non ricordavo nulla. I dottori mi hanno detto che ho subito un trauma cranico, infatti ho ancora dei ceramenti di testa, non mi sento molto bene. E tu invece? Io per fortuna niente di grave, sono solo preoccupata per la mano perché è gravemente fratturata e non so se potrò più ricevere quella borsa di studio al conservatorio di cui ti avevo parlato. Invece del ragazzo che vi ha investito, sapete niente? È venuto a parlarvi? No, infatti, cioè, non ci aspettiamo delle scuse. Non so, spero venga, spero dica qualcosa. Così proprio. Oh sì, ma c'è bisogno del giornale degli incidenti. Guarda, non so che cosa dirti. Quella sera ho venuto del bilancio e dice che forse non sarebbe stato il caso. Però ho saputo che le due ragazze non si sono fatte troppo male, vero? Beh, fisicamente una ha subito un trauma cranico, l'altra invece si è fratturata una mano e quindi alla fine è stato abbastanza bene, ma una ragazza con la mano fratturata suonava il piano e la superiore probabilmente era stata. No, non sapevo questa cosa, mi dispiace veramente moltissimo, spero di avere l'occasione per poterci parlare e chiedere scusa. Due invece le ragazze. Ma fisicamente noi stiamo bene, però durante l'incidente in realtà eravamo abbastanza sotto shock. Pensi sempre che queste cose non possano accadere a te invece alla fine accadono. Quando siamo usciti dalla macchina, io e Arianna abbiamo trovato con le ragazze le spese, sembrava veramente molto grave, però sono felice se alla fine tutto si è risolto bene. Io sono personalmente sconvolta, anche perché mi sento terribilmente in colpa comunque, perché potevamo trovare un'altra soluzione, potevamo non farla salire al volante, magari le cose sarebbero andate diversamente. Poi come ho detto, però pensando che queste cose non possano accadere a te. E invece a quanto pare sì, come un ragazzo così bravo come Simone. Cosa vi aspettate da questo processo? Credo che il percorso di riabilitazione all'interno del centro per alcolisti possa sortire effetto e spero vivamente che Simone possa non solo capire l'errore che ha commesso, ma cercare di trasformare questa difficoltà iniziale di oggi in una grande opportunità sia per la sua vita e sia per la vita, per le vite che lui abbraccerà e incontrerà nel suo percorso di crescita. Quindi c'è sempre una porta aperta e spero vivamente che lui possa intraprendere questa strada e sia di esempio non solo per la sua vita ma anche per quella delle persone a lui vicino. Io invece spero che Simone andrà in galera perché si merita un percorso duro per capire che la scelta che ha fatto è stata una scelta sbagliata e spero che verranno coinvolti anche i genitori perché la colpa ce l'hanno anche loro. Grazie. A tutti è stata proclamata la sentenza relativa al processo di Simone a seguito appunto dell'incidente stradale. È stato condannato a pagare una pena pecuniaria di 5.000 euro e a svolgere 500 ore di servizi sociali presso il centro alcolisti Narcon Gabbiano. Ragazze, ma avete saputo cosa è accaduto a Simone in merito alla sentenza? No, non sappiamo nulla. Allora, lui dovrà pagare una sanzione pecuniaria e sarà costretto a recarsi in un centro di riabilitazione di alcolisti. Sì. Qui nelle Marche, sì. Ma noi ci aspettavamo delle scuse, non ci è venuto neanche a parlare. Immagino. E avete tutti i diritti per dire questo. Aspettavo. Non è proprio venuto. No. Ciao, hai saputo della sentenza? Sì, mamma, ho saputo. Come stai? Che cosa devo dirti? Io sono consapevole dell'errore che ho fatto e sono pronto ad assumermi le mie responsabilità, anzi, mi sembra il minimo.
Però devo essere sincero, sento il dovere, il bisogno di parlare e chiedere scusa con le ragazze, con le vittime. Questo è tutto. Ok, io vorrei fissare un incontro con il genitore delle vittime. Tu che dici? Va benissimo. Va benissimo? Ok, allora lo fisserò. D'accordo. Pronto? Salve, sono la mamma di Simone. Ah. La chiamo perché mio figlio ha espresso il desiderio di chiedere scusa a sua figlia. È molto sconvolto. Lei cosa ne pensa? Le ragazze sono davvero molto provate, davvero. Ho provato a parlare con loro, ma al momento sono abbastanza sconvolte, ma posso assicurare che cercherò di far di tutto affinché possa avvenire questo scambio. Ce la metterò tutta. Va bene, grazie. Allora dopo ci diremo un giorno per incontrarci. Assolutamente sì. Ok, grazie. Grazie a lei. Buona giornata. Buona giornata. Arriveranno? Ciao ragazzi.